è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Lecco il 27enne di origini albanesi, ferito durante una rissa avvenuta nella tarda serata di sabato a Porlezza davanti a un bar. Il violento litigio ha coinvolto 3 ragazzi e 2 al momento risultano denunciati per lesioni aggravate. I carabinieri di Porlezza e della compagnia di menaggio sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e aspettano di poter sentire anche la versione del ferito, non appena le sue condizioni di salute lo consentiranno. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata dopo che il 27enne albanese, parcheggiando la macchina davanti al bar di Porlezza, avrebbe urtato una moto in sosta. 2 giovani che hanno assistito all'episodio, un cubano e un dominicano residenti in paese, avrebbero iniziato a discutere con il 27enne e sarebbero venuti alle mani. L'albanese si sarebbe poi allontanato per tornare poco dopo con 2 bottiglie in mano, con le quali avrebbe minacciato i 2 con i quali aveva appena litigato. A quel punto sarebbe scoppiata una nuova rissa e il 27enne, forse cadendo a terra, si sarebbe ferito gravemente sui cocci di vetro. Davanti al bar sono intervenuti i soccorritori del 118. Viste le gravi condizioni del ferito, è stato chiesto l'invio dell'elicottero che ha trasportato il 27enne all'ospedale di Lecco. A Porlezza sono arrivati anche i carabinieri che sono al lavoro per ricostruire l'accaduto. Il cubano e il dominicano, che sono rimasti ad attendere i soccorsi e le forze dell'ordine, hanno fornito la loro versione. Sono stati denunciati a piede libero per lesioni aggravate.